Salve, eccomi qua, come ho promesso, faccio subito un nuovo video. Dopo Aria, cambiamo genere, andiamo su, non è proprio un manga, ma un fumetto giapponese che può aiutarci a ricordare. Giappone 2 anni dopo, è una serie, è una raccolta di manga scritti, che però hanno come protagonisti vari personaggi di varie situazioni, sono individui che facevano la loro vita e poi esattamente un paio, 2 anni fa, o meglio da come è stato stampato, c'è stato il terremoto in Giappone, poi l'incidente, lo tsunami e poi l'incidente alla centrale atomica di Fukushima. Questo manga raccoglie proprio, questa raccolta di manga, meglio più che altro di storie, raccoglie varie esperienze dirette. Infatti sono autori, i personaggi sono proprio persone che hanno vissuto quella terribile esperienza e grazie appunto alla idea dei manga hanno pensato bene di raccogliere la loro testimonianza, raccontare. E gli artisti hanno proprio di volta in volta raccolto le loro testimonianze e ogni autore ha un proprio tratto unico, quindi non sto a dire analizzare tutto perché altrimenti non ci staremo. Comunque rimane sostanzialmente le storie, vi leggo i titoli e vi spiego brevemente la storia. Tade Minima di Tsurara Takada, Vivere di storia di Kaede e disegni Mimu Inata, La sopravvissuta, storia di Yashmine e disegni Ken Takahashi, Tocca a te Gaiki, storia e disegni Fuji Maju, Centenaria Fukushima dai Baby Tai, disegni Yude, Cerchio dei Legami, Yoshini Kono, Megumi Asada, Il Simbolo della Resurrezione, Tetsuzei Akayashi, Un Otaku Asedai, Glow e Amanasaki. In pratica questi autori si sono messi insieme, hanno collaborato, certo ciascuno ha messo il proprio tratto, ciascuno ha messo la propria personalità, ciascuno ha messo le proprie idee, il proprio pensiero, la propria speranza, i dolori, le gioie, ma allo stesso tempo la volontà del popolo giapponese di rimettersi in piedi, di rialzarsi dopo quello tsunami, di mostrare anche come loro sono, pur essendo abituati ai terremoti e agli tsunami, provano comunque dolore e disperazione, anche e soprattutto per l'incidente della centrale di Fukushima. La volontà del popolo giapponese di dire basta con il nucleare, preferiamo ridurre i consumi e i guadagni, ma piuttosto che riscorrere il rischio di una nuova Hiroshima o Nagasaki, oppure anche nonostante tutto sia distrutto e si mettono tutti insieme per ricostruire, per far ripartire, scelgono prima gli ospedali da campo, prima di dare scuola, prima di cercare i sopravvissuti, poi di dare sepoltura ai morti secondo i vari riti, cercano quindi di capire chi è morto e soprattutto di che religione era, in modo tale che se è shintoista lo cremano, se è buddista invece lo mettono su una zattera e lo abbandonano le correnti dei fiumi sacri per ripercorrere il ciclo delle incarnazioni del fiume santo, se è cristiano invece lo seppelliscono sottoterra dentro una bara, se è musulmano fanno tutta la cerimonia. Quindi si vede come, nonostante, come nella tragedia, le differenze sociali, magari persone che prima si odiavano o non riuscivano a sopportarsi, poi uniti nella tragedia dicono no, noi siamo insieme, dobbiamo aiutarci a vicenda, e così si aiutano. Bene, io ho finito questa riflessione complessa. So che molti diranno, ma dovresti dire di più, però se dico di più, poi andrete a cercarli e a comprarli. No, perché altrimenti vi si rovina la sorpresa. Io mi limito a dirvi a grandi linee cosa succede. E poi sta a ognuno di voi decidere cosa fare. Bene, io vi lascio, ho fatto questo breve video adesso. Devo pensare se farne altri o no, perché in effetti sono stato molto indietro in questo periodo, ho comprato un sacco di manga e dovrò fare una serie di riflessioni. Beh, ci penserò su. Arrivederci.